certo peso. Sta entrando, sta entrando. Hey, Leonardo Manera! Eccolo qui. Allora, io vorrei portare un po' di cultura in questa serata. Sì. Ah, grazie, sì, grazie mille. Vedo che voi tre siete carenti da questo punto di vista. Da sempre, però, insomma. Molto. Sì. Tu in particolare. Ma perché prendersela con me? Perché tocca il livello più basso. Stasera. Quindi io faccio anche delle poesie che ho raccolto nelle poesie del malessere. Questo è il titolo che mi raccolto. Vogliamo accomodarci nella postazione del malessere. Vieni. Sono dedicate a tutte quelle cose che nella vita creano malessere. Sì, 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 tipo Gigi Ross. Ah, sì. Bene. No, così, c'è armonia nel gruppo, vedete? Sì, sì, sì. Allora, se il maestro mi fa un sottofondo adatto a queste poesie del malessere, la prima la scrissi dopo 10 anni di convivenza continuativa. Caspita. Per recitarla bisogna un po' chinarsi per far sentire il peso della vita. Anche il peso della vita, così. Vai. E anche rendere la voce un po' più amara. Così? Vai. Sì, bravo. Ecco. Quindi dopo 10 anni di convivenza continuativa le scrissi questa poesia. Vorrei sposarti. Così almeno la sera prima non ti vedo. Bellissima. Bellissima. È un po' la correrla. Sì, è maledetti, sì. Maledetti. Sì, poi di maledetti. C'è molto malessere, vedo che anche la signora si è amareggiata qui. Sì. Sì. Prego, maestro, continuiamo pure. Perché vorrei citare l'ultima poesia del malessere che nacque a causa di un tradimento. Ah. Chiniamoci. Sì. È ancora più giù, penso, per il tradimento. Io non ho fatto gambe. Però, Leonardo, noi abbiamo una certa età, Esatto. Elisabetta, ti ha appoggiato. Faccio. Mi hai tradito con un vibratore. Dicendo che era meglio di me anche come carattere. Posso dirti che mi sento meglio? Bella. Bello, mi dispiace che Elisabetta non abbia partecipato molto a questo momento culturale. Possiamo fare? Ma io anni fa, insieme a un'attrice che si chiama Claudia Penoni, che salutiamo, eccezionale. Ciao. Facevamo un omaggio a un altro momento culturale, cioè al cinema polacco. Vero, se, che magari qualcuno di voi anche ricorderà, se Elisabetta fosse disposta. Guadagnate il centro, vai. Eravamo in questo, in questo omaggio al cinema polacco, tieni questo. Sempre molto seri. Molto algidi, molto freddi, anche se parlavamo di cose intime. La mia postura più o meno era così. Nel cinema polacco non è ancora il momento di darmi la mano, Elisabetta. Io mi chiamavo Petrektek, lei Kriptak. Stasera ci chiameremo Elisabettak e Leonardok. Leonardok. Oggi, Elisabettak, mi sento l'argento vivo addosso. Mi sento particolarmente frizzante. D'altra parte, è solo grazie al mio carattere brillante che riesco ad affrontare ogni stagione della vita, anche l'inverno più rigido. Purtroppo, Leonardo, nel nostro rapporto l'unica cosa rigida è l'inverno. Invece ti dimostrerò che sono un fuoco che arde sotto la cenere. Facciamo subito l'amore. Voglio frullare i tuoi ormoni col mio mini pimer. Sì, sì. Facciamolo subito. Tolto il dente, tolto il denaro. Stiamo eccitando veramente, devo dire. Rifacciamolo perché così sembrava veramente una cosa vera. Mi sono eccitato davvero. Leonardo, calma. Siamo fatto un momento prendere la mano. Sì, lo so. Sei poco polacco in questo momento. Sì, ma non è facile. Vabbè. Leonardo, sei troppo rigido adesso. Sì, sì. Leonardo. Adesso provo a farlo distaccato. No, vuoi una sigaretta? No, provo. Quella dopo. Lo fai troppo, Elisabetta. Erano anni che aspettava sto momento. Sì. Dai, ma è un po' troppo veritiero, dovresti farlo un po' più distaccata. Okay. Come succede a me normalmente quando lo faccio con le mie fidanzate vere. Ok, vai. Si chiama talento quello. Hai visto, Elisabetta? Anche stasera sono stato travolgente come un tornado. Più che tornado, sei stato come un temporale estivo. Dura poco, ma riesce a rovinare la giornata.
Comunque, non pensiamo al presente, che è difficile, pensiamo al futuro, che è drammatico. Bravi! Leonardo Manera e Alanis Morissette, che bello! Bravi! Leonardo, grazie, però possiamo approfittare ancora un po' di Petrektek, certo, per lanciare la pubblicità in modo così frizzante. Ma facciamolo tutti insieme. Diamoci tutti la mano. Vai. Ed ora il momento più frizzante dello spettacolo, la pubblicità. A tra poco, Comedy in Italia!